Allora, questo guarda Francesca, dato che Francesca vive per lei, per lui, Francesca vive per lui, e allora questo qua, capisci, dice: ma come, vive per me o non vive per me? Wow. Allora, avete capito come funziona? Ci sono domande? Fino adesso avete domande da fare? Avete capito? Vedete la necessità, di un lavoro? Dimmi. Certo, certo, ma chi ha avuto l'idea di far passare le caramelle? No, no, no. Ma che caramelle? Ma che caramelle? Ma mi sistemo io. Sì, questo ci arriviamo dopo, eh? Ci arriviamo dopo a vedere, quando abbiamo sistemato tutti questi meccanismi qua, vediamo poi, quando ne siamo liberi, vediamo quali sono i nostri partner. Fino a qua domande, avete capito come funziona? Avete delle perplessità? Il karma. Cos'è il karma? Un formaggio? Allora, vediamo che cosa c'entra il karma. È la stessa cosa che vi dicevo prima, cioè vi dicevo, imparate a distinguere tra quello che è il vostro destino, chiamiamolo così, non andiamo troppo in fondo a questa parola qua, vi dicevo proprio all'inizio, vi dicevo imparate a distinguere tra quello che è il vostro destino e quello che è l'ambiente che vi circonda, vi ricordate? Sono due cose diverse, cioè quando voi dite ma il mio karma, il mio destino, che mi fa incontrare quella persona, quindi questa cosa è importante o non è importante? Allora, se fa parte del tuo destino è fondamentale. Se non fa parte, non è fondamentale. Il problema diventa, siete in grado di distinguere? Perché sapete come, adesso vi dico come funzionano le cose. E noi, cioè, come noi ci innamoriamo. Quindi prima di tutto vi ho detto che lo scegliamo a caso, perché se ci innamoriamo di un cinese, cioè andarlo a pescare, cioè, sono innamorato perso di una cinese di Shanghai, e allora andiamo a Shanghai e cominciamo a cercarla. No, c'è il primo che passa proprio, se non il primo e il secondo, e funziona proprio così. Ma guardate come funzionano certi meccanismi, guardate come. Sto parlando non a livello di destino, poi a livello di destino è un'altra cosa. A livello di destino andate a beccare una persona in mezzo a tante, uguale a prima, insomma, uguale. Uno per una questione esistenziale, l'altro invece per tante volte per porre rimedio alla legge della polarità. Adesso vi spiego un po' questa cosa, così questa è divertente. Allora, cosa succede? La legge della polarità dice che se io sono contento quando la mia fidanzata è presente, vuol dire che sarò scontento quando la mia fidanzata non c'è. E la dose, la quantità di sofferenza sarà direttamente proporzionale alla quantità di piacere. Il piacere non in senso il piacere che uno sia lì anche, no? Tutti i tipi di piacere. Questo è chiaro, non so se l'avete già visto questo, per me è evidente, poi ve ne parlo più in profondità. Allora, succede quindi che all'interno di un rapporto di coppia, teoricamente, potrebbe anche andare tutto a pari. Cioè, un po' ci si incazza, un po' si sta bene, poi dopo un po' la cosa sfuma, arrivederci e grazie. Per cui alla fine del rapporto, un tot di chili siamo stati bene, un tot di chili abbiamo litigato, arrivederci, grazie. Beh, che non è così, forse così semplice, non è così semplice. Però arriviamo all'altro punto. Vi faccio adesso un altro esempio, ovvero una persona si innamora di voi, sta bene con voi, gli piacete, ha dei grandi picchi, quindi grande picco a livello di innamoramento, ma anche grandi picchi a livello di polarità.
Poi, qualche giorno dopo, mi guarda in faccia e mi dice: arrivederci e grazie. Presente? No? Mai sentito. Eh? Mai sentito. Ah, è così, eh? È così. Il giorno dopo mi guarda in faccia e dice: ma tu chi sei? No? Sono belle queste esperienze, perché bellissime. Allora, cosa succede? Quindi questa persona ha provato gioia animica, piacere, tutto quanto, a un certo punto dice: adesso ho trovato un altro che mi piace di più. Quindi teoricamente questa persona è uscita dalla legge della polarità, perché ha provato solo cose positive senza provare alcuna controindicazione, nessuna cosa negativa. Sapete cosa succede? Succede che questa persona una mattina si sveglierà, prenderà il lanternino, perché ognuno di noi ha un lanternino sul comodino, forse non l'avete mai visto, ma c'è. Lo prendete, accendete un lumino e andate a cercare quello che vi metterà a posto. Cioè, voi pensate che quel giorno lì avete voglia di innamorarvi? Non è così. Quel giorno lì avete voglia di pareggiare i conti. Allora uno si innamora. È già successo? Cos'è? Vuoi raccontare una? Ti sei illuminato? Ma vuoi raccontare? Hai qualcosa da raccontare? Beh, noi separati, lui abbiamo qualche cosa tra le spalle. Bene, allora poi finisce uno a uno. Ah, certo. Eh sì, perché c'è sempre qualcuno poi che si pareggia tutto. Sì, sì. Ora chiaramente la sua è una battuta. Perché vedete la differenza tra ama il prossimo tuo come te stesso e la legge del taglione. Sì. Occhio per occhio, dente per dente. E se non sono io a cavarti un occhio, sarà qualcun altro. È simpatica. L'importante è vedere come funzionano questi meccanismi. Allora vedete, allora cosa può succedere? Può succedere che uno dice: ah, ho incontrato la persona della mia vita, fa parte del mio karma. Che poi, prima si diceva destino, ma cioè, nessuno era contento. Adesso, cavolo, quando uno trova qualcuno per una questione di karma, cavolo, si sente molto meglio. Perché, è vero o no? Lasciamo perdere, stendiamo un velo, lasciamo perdere il karma per oggi. Allora, la persona è convinta di innamorarsi, invece semplicemente perde la testa, sono due cose diverse. Perdere la testa e innamorarsi sono due cose diverse. Mi seguite fino qua, vedete come funzionano queste cose. Allora, se voi fate un lavoro su voi stessi e capite come funzionano questi meccanismi, perché ce ne sono una decina, sono tutti così, tutti che funzionano da soli, meccanicamente. Cosa succede? Succede per esempio che voi cogliete la frustrazione mentre sta arrivando, no? Avete capito, no? La frustrazione arriva dopo una fase di piacere. Ma se voi siete svegli e avete fatto un lavoro su voi stessi, vedete la frustrazione arrivare, non che ve ne accorgete quando lo psichiatra vi dà 6 pastiglie, come cioè, dopo 6 pastiglie uno dice: forse sono un po' depresso. No, la depressione parte da una cosa piccolissima, non arriva mai, non è la nuvola di Fantozzi la depressione, è un insieme di goccelline, e dobbiamo essere consapevoli di quanto arrivano quelle gocce. Allora, se voi fate questo tipo di lavoro, lavorate su voi stessi, diventate più consapevoli, guardate il miracolo che succede. Succede che quando la frustrazione sta arrivando e voi cominciate a organizzarvi perché lui, perché lei, in quel momento voi vedete, vi appare davanti agli occhi, vi assicuro, la vicenda polare che ha determinato e che può determinare quello stato di frustrazione. Vedete che meraviglia? Eh? No? Beh.
lì si comincia veramente a vivere, se no si subisce, si subiscono dei meccanismi. Ma avete capito cosa vuol dire subire? Vivere meccanicamente, come degli schiavi tutta la nostra esistenza, perché questi sono meccanismi, non c'è nessuna libertà qua dentro. La libertà è essere consapevoli di ciò che sta accadendo, ovvero sono in una situazione, c'è qualcuno che fa qualcosa che non va, c'è il mio partner che fa qualcosa che non mi piace e io sto cominciando a innervosirmi. Se in quel momento lì ho fatto un lavoro su me stesso, riesco a stabilire esattamente l'aspetto polare che mi genera quel tipo di sensazione. Qual è il problema? Il problema è che per imparare a stabilire velocissimamente, perché quando non siamo veloci, arrivederci, per arrivare a stabilire velocemente qual è l'aspetto polare, bisogna imparare a ragionare con altri schemi mentali rispetto agli schemi mentali tradizionali. Preferisco le caramelle. Scusate, mi è scappato prima. Oh, ma c'ha fame, mi era via. Forse però è meglio. Allora. No, ma no. Bello, lascia da problemi. Ma figurati da problemi. Tu dai i problemi. Non so, è a lui. Non rimane al massimo, fai la picchia su. Questo lo preferisco. Allora, avete capito questa cosa? Se noi non diventiamo veloci nello stabilire la relazione tra la frustrazione e il piacere, siamo fregati. Rischiamo di mandare avanti un rapporto con qualcuno che non ha niente a che vedere con il nostro karma, niente, semplicemente per pagare delle cose del passato che noi pensiamo tra l'altro di aver fatto, allo che magari non abbiamo neanche fatto, perché poi bisognerebbe entrare nella mentalità di chi, pur non avendo fatto niente, è convinto di aver fatto qualcosa, perché è senza fine. I complessi di colpa, i sensi di inadeguatezza, avrò fatto abbastanza, l'avrò amato abbastanza, tutte queste menate qua che uno ha dentro, che non riesce a frenare e a vedere all'inizio, si lascia mangiare da queste cose, crede di aver fatto chissà che cosa, cosa che non è assolutamente vero, e si va a cercare delle situazioni in cui qualcun altro gli farà vedere. Ma vedete che la telenovela sta a confronto sono una vacanza a Cla Mediterranea, perché è così che funzionano le cose. Allora, adesso vorrei inquadrare un po' l'ultimo problema, cioè per diventare veloci, avete capito quanto sia essenziale diventare veloci? Bisogna applicare degli schemi di pensiero nuovi. Questo vuol dire che quando una persona normale fa quello che può, si attacca al treno. Perché? Perché il fatto di trovare l'aspetto opposto a quello che noi stiamo vivendo appartiene a forme di pensiero verticali, mentre noi ragioniamo sempre in senso orizzontale. Cosa vuol dire? Se noi ci accoppiamo con qualcuno e questo qualcuno pensiamo che ci faccia soffrire, quindi abbiamo uno stato di sofferenza, cosa facciamo? La prima cosa, è colpa tua. È colpa tua, che cos'è? È un atteggiamento orizzontale. Cioè tu mi stai facendo qualcosa, io penso che tu mi stai facendo qualcosa, è colpa tua, a posto. Noi siamo tranquilli interiormente, io soffro, però è colpa tua. Bene, questo è un ragionamento orizzontale. Ma noi sappiamo che non è così. Perché? Perché siamo noi a organizzarci affinché gli altri ci facciano soffrire. Siamo solo noi che ci organizziamo per questo. Ma questo fa parte di un altro modo di pensare. Ed è un pensiero verticale, ovvero dal momento in cui io sento avvicinarsi questo stato di frustrazione dovuto al fatto che il mio partner non fa ciò che voglio io, in quel momento, se sono attento, posso ricordare un episodio analogo a livello verticale in cui io ho fatto quella cosa. Ma attenzione, non ho fatto quella cosa a livello orizzontale, ma l'ho fatta a livello verticale. Avete capito, no? Adesso lo vediamo.
Adesso vediamo, poi facciamo una pausa, dai. Ancora 10 minuti, poi facciamo una pausa. Che cosa vuol dire a livello orizzontale o a livello verticale? A parte che ve l'ho detto già almeno 300-400 volte, però. Allora, a livello di medicina psicosomatica si capisce benissimo, ovvero il pensiero orizzontale è molto semplice. Cioè, raffreddore perché sono andato in bicicletta senza la sciarpina. No? È questo. Non ci vuole uno studio particolarmente profondo, cioè semplicemente non sto dicendo che non sia vero, perché poi ci sono diversi livelli, no? Allora, il primo livello è ho il raffreddore perché ho preso freddo perché non avevo la sciarpina. Poi c'è un secondo livello che dice non è così. In realtà ho il raffreddore perché il mio collega di ufficio mi sta sulle palle. Ma poi ritorna. Poi dopo si capisce che aveva ragione la nonna, e cioè che ma guarda un po' che era proprio vero e che ho preso freddo andando in motorino senza la sciarpetta e quindi ho preso la freddo. Però il terzo livello per voi è fuori per adesso, accontentatevi del secondo livello, non l'avete presa tanto bene questa. Cioè, ci sono diversi livelli di comprensione, no? Ecco, generalmente noi navighiamo nel primo, cioè a livello orizzontale, tu mi hai fatto questo e quindi io, perché tu, perché questo è il primo livello. Poi c'è tutto un lavoro dentro di sé in cui si dice non è vero, no, non è vero. E allora tutto si trasforma, no, allora uno si guarda dentro, no, dice cavolo, quale sarà la ragione psicosomatica di questa mia malattia? Allora uno cerca, altro. Poi quando arriverete al terzo livello vedrete che aveva ragione la nonna, però lasciamo stare il terzo livello. Adesso siamo ancora, cioè stiamo cercando la verticalità, ovvero sia, non sempre la ragione per cui noi abbiamo una certa malattia è orizzontale, cioè è facilmente accessibile, ma richiede un atteggiamento interiore particolare, richiede un'intuizione a volte. L'intuizione è un atteggiamento verticale di conoscenza nei confronti del mondo, l'intuizione. Allora, quando voi studiate la psicosomatica e avete una certa malattia, vi sedete e dite perché ho questa cosa? Non è detto che la prima volta voi abbiate la risposta, neanche la seconda, neanche la terza. No? Sapete, l'avete fatto. Però è possibile, e questo accade a tutti, quindi è possibile che un certo giorno, camminando per strada, improvvisamente, verticalmente, vi venga la spiegazione di quel tipo di disturbo che voi avevate. Non è mai successa una cosa del genere? Ecco, questo però non è che richieda che uno se ne sta lì a aspettare, no, richiede un lavoro. Cioè richiede un lavoro dove voi ricercate la verticalità di ciò che vi succede. Non sempre la trovate, ma questo non vuol dire che non ci sia. Un certo giorno qualche cosa di verticale arriva. Immaginate la stessa cosa a livello di coppia. Voi vi state massacrando con il vostro partner e improvvisamente, dopo tre denti rotti, improvvisamente avete un'intuizione e capite perché questa cosa accade. Non è molto meglio avere questa intuizione prima? Dei tre denti rotti. Esatto. Ha capito, eh? Ha seguito e ha capito. Allora, vedete che è una questione di velocità, veramente una questione di velocità. Cioè bisogna abituarsi al pensiero verticale, al pensiero analogico, abituarsi a vivere all'interno dell'intuizione, perché noi siamo sempre circondati dall'intuizione, siamo sempre circondati dalla verticalità, dalla saggezza, sempre, perennemente. Però dobbiamo aprire le nostre porte a un certo tipo di mondo. Questo non sarà facile, però noi sappiamo come si fa a chiudersi a quel mondo. Seguitemi. Cioè, non è detto che sia facile collegarsi alla verticalità, ma sicuramente vi posso dire come si fa per tagliarsi fuori. Come si fa? Bene, sempre il vostro partner che dice stasera devo uscire. Voi vi incazzate. Lui esce lo stesso, voi siete lì seduti e dite perché lui è uno stronzo, perché lui. Si può fare così, si può fare, si fa. Questo, con questo sistema l'intuizione arriva dopo tre denti rotti, non può arrivare prima. Cioè quando proprio tutto si va tutto a catafascio, allora uno capisce, se no non capisce. Questo perché? Perché noi non ci diamo la possibilità di andare verso il verticale, ma invece mettiamo le nostre mani sull'orizzontale e ci organizziamo l'esistenza con dei pensieri che non hanno né capo né coda, che sono dei pensieri orizzontali, cioè la colpa della mia infelicità è degli altri.
Pausa di 5 minuti? Sì.